Coronavirus, muore ragazza disabile di 33 anni, era ricoverata al San Timoteo, è la vittima molisana più giovane, 18 nuovi ricoveri tra Termoli e Campobasso, 13 degenti in rianimazione al Cardarelli, 93 positivi. Vaccinazione over 80, al via oggi le nostre telecamere al Veneziale di Isernia, decine di anziani in attesa, non ci preoccupa la morte ma vogliamo tornare alla normalità. Non siamo untori, così i proprietari di bar e ristoranti più penalizzati dalla zona arancione, meglio rosso il giudizio unanime, ultimo aperitivo per gli amanti della movida. Terapia intensiva, quanti posti ci sono in Molise? Il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico presenta un'interrogazione alla Camera. Florenzano ammette situazione di grande sofferenza. Emergenza economica, numeri drammatici nel 2021, a lanciare l'allarme il presidente della Camera di Commercio del Molise Paolo Spina, solo a gennaio persi 715 posti di lavoro. E infine lo sport, il calcio di Serie D, Campobasso al Romagnoli contro l'Aprilia dell'ex Juve Oliveira, Basto Girardi al Ditella contro il Real Giulianova, Agnonese a Piedimonte con 4 rinforzi. Buon pomeriggio, ben trovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura l'avete sentito dai nostri titoli, c'è il coronavirus, c'è una notizia di questa mattina, un'altra vittima, muore una 33enne al San Timoteo, si tratta di una ragazza disabile originaria di San Martino in Pensilis, è la vittima più giovane del Molise da quando è iniziata la pandemia. Sgomenta la comunità di San Martino in Pensilis, paese d'origine della ragazza, comunità che si è svegliata con questa atroce notizia. E sempre nelle scorse ore un altro decesso, non ce l'ha fatta una 93enne di Campomarino, morta al Cardarelli di Campobasso. Notizie queste che sono giunte in redazione questa mattina e non sono riportate nel bollettino di ieri. Guardiamo i numeri dell'ultimo bollettino emesso dall'azienda sanitaria regionale. 93 nuovi positivi, 17 a Termoli, 12 a Campomarino, 1036 i tamponi processati nelle ultime ore, 18 i ricoveri, 11 al Cardarelli, i nuovi ricoveri, 11 al Cardarelli, 7 al San Timoteo di Termoli, divenuto a tutti gli effetti un ospedale Covid in attesa dei posti del Gemelli a Campobasso, un ricovero in terapia intensiva, 3 i decessi. Si tratta di un 82enne di Campobasso che era ricoverato in malattie infettive, un 74enne di Montelongo al pronto soccorso e un 74enne di Santa Croce di Maiano. Vediamo anche i numeri complessivi, 1715 le persone, i casi attualmente positivi, 140.464 tamponi effettuati dall'inizio della pandemia, 93 i ricoveri tra Campobasso e Termoli, 13 nel reparto di terapia intensiva che dunque è oltre il limite, 331 i decessi, se contiamo quelli che abbiamo dato in apertura del telegiornale saliamo a 333. E dunque l'unico rimedio appare il vaccino. Ebbene, questa mattina è iniziata la fase 2 dedicata agli over 80, le nostre telecamere al Veneziale di Isernia, non ci preoccupa la morte, hanno detto, ma vogliamo tornare alla normalità. Nicola De Santis. Sono iniziate al Veneziale le vaccinazioni per gli over 80, circa 150 gli anziani prenotati per la somministrazione delle prime dosi, con il dottor Potena a disposizione dell'utenza per superare i primi fisiologici disagi. Dottore, potremmo dire finalmente? Finalmente sì, oggi iniziamo con gli ultra ottantenni, dopo aver completato il personale sanitario, tutte le case di riposo. Molti hanno fatto già la seconda dose, quindi oggi passiamo agli ultraottantenni. Speriamo di essere veloci e di farne il più possibile, insomma, in maniera rapida. L'utenza chiede spiegazioni, insomma, cerca conforto anche dal personale sanitario. Ma sicuramente la fascia più
debole tra virgolette, quindi chiaramente siamo particolarmente vicini anche nella compilazione dei documenti. Oggi è il primo giorno, insomma, all'esordio, vediamo come va. Io penso che non ci dovrebbero essere problemi, insomma, forse sono più convinti loro del resto della popolazione a fare questo vaccino. L'ex presidente della provincia di Isernia, Giovanni Memmi, ha compiuto pochi giorni fa 100 anni. È lui il più anziano in sala d'attesa. Fiducioso e convinto che si combatte in questa maniera questo virus. È una guerra anche questa? È una guerra, ma è una guerra nascosta. Bisogna obbedire alle leggi per vincerla. Se non ti obbedisce alla legge, l'epidemia continua. Le persone in fila per la vaccinazione hanno deciso di proteggersi non tanto o non solo per paura del Covid, quanto piuttosto per la necessità di tornare ad una vita normale quanto prima. Lei quanti anni ha? 99. E ha scelto di vaccinarsi? Mi hanno obbligato. Dice si deve fare, si fa. Ma lei ha paura del Covid? Ha paura del virus? No. Fastidio, sì, ma non ho paura. Lei ha 97 anni ed ha deciso comunque di fare il vaccino. Perché? Per sta meglio, come ti avrei spiegato. Ha paura del Covid? Ma chi non ha adesso paura? La teniamo tutti quanti. E lei che ha convinto suo padre a vaccinarsi? No. Le dico la sincera verità, no. Appena che è stato detto che voleva fare il vaccino, lui tranquillo dice sì, non ci stanno problemi. Pure perché ha capito subito il problema così grave che sta attraversando l'Italia. E le ripeto, questo papà stava sempre fuori. Adesso con questa epidemia è costretto a stare in casa, quindi... Spera di tornare in vita sostanzialmente. Sì. Sì, spera che cominci a rifare tutto quello che ha fatto prima, che può uscire tranquillo, parlare con qualche amico suo che purtroppo è rimasto, qualcuno è andato via e questa speriamo che passa il più presto possibile sta brutta bestia, questa è una brutta bestia. Grazie. Non siamo untori, così i proprietari di bar e ristoranti più penalizzati dalla zona arancione che scatterà domani. Meglio rosso, il giudizio unanime e ultimo aperitivo per gli amanti della movida. Sentite. Tante persone in giro, Molise giallo, ma ancora per poco, Molise che da domani sarà arancione e da domani ci saranno nuove regole per tutti. Nuovo colore che penalizza in particolare ristoratori e proprietari di bar. Richiudere è una mazzata terribile, molti potrebbero non alzare più la saracinesca. Un dramma per tanti piccoli imprenditori che certo non navigavano nell'oro, ma riuscivano quantomeno a coprire le spese e ad andare avanti. Tra gli esercenti, rabbia, sfiducia, quasi rassegnazione e un giudizio unanime, meglio rosso che arancione. Se le dico arancione, lei cosa mi risponde? Arancione. Non è né rosso né giallo. È una via di mezzo. E in certi casi le vie di mezzo non servono proprio a nulla. Soprattutto dopo un anno da questa situazione, che è scoppiata questa pandemia. Io mi sento demoralizzato, preso in giro. Non riesco a trovare nemmeno le parole, perché dopo un anno tutto ciò non può accadere. Non può accadere che siamo in una zona arancione che, tra l'altro, come ripeto, non serve a nulla. Gente può stare in giro, può andarti a comprare una maglietta, mi auguro che ci vadano. Si può fare tutto quello che si vuole, gli unici untori sono i bar e i ristoranti. Credo che cambi molto per la sua attività. Ah sì, cambia molto, sì. Il fatto della zona cambia tantissimo. Che purtroppo, cioè, ora che è uscito il bel tempo, con la zona gialla avremmo potuto fare qualcosa, invece non faremo niente purtroppo per il fatto della zona arancione. Se le dico arancione, lei cosa mi risponde? Nero, in modo particolare a Campobasso, in queste piccole paesi, città, l'arancione è nero, perché non abbiamo l'abitudine
all'asporto, non c'è la richiesta dell'asporto e quindi per noi è un rosso scuro, insomma. Quindi infatti noi domani chiuderemo e riapriremo quando sarà. Non si può, l'arancione non significa niente in queste nostre zone. Era preferibile un bel rosso più bello denso per 10-15 giorni e poi il tutto e non questi lunghi periodi alternanti all'arancione e al giallo, insomma. Complice la giornata di sole, Campobasso è piena di gente, bar pieni per l'ultimo aperitivo, caffè in compagnia prima della chiusura imposta dalla nuova ordinanza firmata dal ministro Speranza. Purtroppo sì, ci dispiace, però purtroppo è anche giusto così in parte, quindi godiamoci gli ultimi momenti. Purtroppo sì, se i contagi aumentano questa è la soluzione, chiudere e vedere come va. Secondo lei questa disposizione? Spero di sì. Spero che ci porti a buoni risultati in futuro, insomma, con una diminuzione dei contagi. L'ultimo aperitivo, sì. Dispiaciute? Sì, abbastanza. Pensavamo di vedere un po' di luce in fondo al tunnel, invece non è così. Inevitabile, secondo lei, signora? Non so. Si poteva fare diversamente? Certo, sicuramente. Purtroppo la situazione... Purtroppo è quella che sta, non migliora niente. Purtroppo la sanità sappiamo come funziona qui nel Molise, per cui ne pagheremo le conseguenze di tutto questo. Servirà qualcosa secondo lei? Questa è la speranza di tutti e lo speriamo soprattutto per i nostri bambini. E dunque da domani Molise in zona arancione, cosa si può fare, cosa non si può fare? Valentina Ciarlante. Da domenica 21 febbraio chiudono bar e ristoranti a cui vengono consentiti asporto e domicilio. Stop agli spostamenti tra comuni, ma attenzione, le scuole superiori restano aperte, cioè è prevista come adesso la presenza degli studenti dal 50 al 75% e l'apertura sarà sempre soggetta a eventuali cambiamenti che dovessero intervenire con ordinanze regionali o sindacali. E a Termoli, che invece è in zona rossa, il primo cittadino Roberti ha già prorogato la chiusura fino al 6 marzo. Il ministro Speranza, sentita la cabina di regia, ha deciso. Il Molise è ufficialmente in zona arancione, seppure con 28 comuni rossi. E questi sono i principali cambiamenti dovuti a un passaggio che adesso era inevitabile, perché non solo l'RT è il più alto d'Italia, 1,4, e questo era accaduto altre volte, ma la differenza adesso è che l'indice minimo è a 1,03. Così come Campania e Emilia-Romagna, quindi il Molise dovrà adeguarsi a nuove regole maggiormente restrittive. Ed è la prima volta dall'istituzione dei colori per indicare la gravità dell'epidemia nei territori. Riepilogando, stop alle uscite fuori comune. La mobilità tra regioni, anche in zona gialla, resta vietata fino al 25 febbraio, ma è confermata la possibilità, anche per chi viene da zone arancioni o rosse, di andare nella propria seconda casa se è fuori regione. Bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti non possono ospitare clienti se non per il tempo necessario al ritiro dei prodotti da asporto, possibile senza restrizioni dalle 5 alle 18 e fino alle 22 solo per le attività diverse dai bar non provvisti di cucina e dai commercianti al dettaglio di bevande. I negozi restano tutti aperti, ma nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi i centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Una misura necessaria, il commento del governatore Toma, che ci dà maggiore tranquillità per la riduzione dell'RT. Sarà l'occasione per impegnarci tutti e fare in modo che l'indice di contagiosità diminuisca. Nel frattempo noi continueremo a vaccinare. Solo a gennaio persi 715 posti di lavoro è l'allarme che Paolo Spina, presidente della Camera di Commercio del Molise, ha lanciato nel corso di Conto alla Rovescia, trasmissione dedicata ieri sera non solo all'emergenza sanitaria ma anche a quella economica. Vediamo. Non è il tempo delle polemiche, la pandemia si affronta tutti insieme, è l'appello lanciato dall'assessore Quintino Pallante dagli studi di Teleregione, ospite ieri sera della trasmissione Conto alla Rovescia. Adesso bisogna fare un appello al comportamento di tutti i cittadini, oltre che della classe politica e del sistema sanitario. Io credo che insomma, noi dobbiamo in questo momento mettere insieme tutte le forze e non guardare indietro ma guardare al futuro e non alimentare discussioni inutili, ma
tutti insieme raggiungere l'unico risultato possibile, quello della fine della pandemia, dell'utilizzo dei vaccini, tutte quelle cose che ci hanno più volte raccomandato e che oggi ci devono vedere tutti insieme. Non è il tempo delle polemiche. Al centro del dibattito, moderato da Pasquale Damiani, l'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio il Molise. Quando il professor Ricciardi dice, scusate, ma perché in Molise il 40-50% dei decessi avviene nel reparto di malattie infettive e non nei reparti di terapia intensiva? Perché non ci sono i reparti di terapia intensiva, ci sono due moduli da 6 posti letto, insomma, rispetto ai 39 che risultano, Agenas dice che sono 39, e quindi il rapporto percentuale tra pazienti ricoverati e posti letto globali ci ha sempre trovati al di sotto. Ma quando si passa dalla zona gialla alla zona rossa immediatamente, significa che qualcosa non ha funzionato. Quando in una regione piccola come la nostra abbiamo 1.600 pazienti positivi e 1.600 in quarantena, in isolamento fiduciario, quando abbiamo 320 decessi, quando in questi giorni un giovane di 20 anni sta in terapia intensiva, un giovane di 38 anni ci ha rimesso la pelle, gli ospedali vengono, gli elicotteri portano i pazienti a Grosseto e da altre parti. È vero, questa pandemia è stata mal gestita e ha trovato impreparato la regione Molise. Per lo storico Franco Valente, la pandemia ha solo acuito una crisi strutturale e atavica. C'è una questione che sostanzialmente dà fastidio, questo voler scaricare sugli altri le responsabilità che appartengono a tutti noi. Il Molise sta attraversando un periodo nero per una sanità che è stata maltrattata nel passato da destra, da sinistra, da centro e da nessuno. A preoccupare è la variante inglese e sul tavolo c'è la discussione sulle scuole. A Venafro nelle scorse ore la positività di un piccolo alunno dell'infanzia al Camelot, scuola chiusa dal sindaco e subito sanificata. Lunedì le classi ovviamente diverse torneranno in presenza, mentre la classe del bambino interessata resterà in didattica a distanza. All'emergenza sanitaria si aggiunge quella economica. La zona arancione rappresenta una spada di Damocle per tante microattività. I numeri di un gennaio nerissimo li ha forniti il presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina. Noi abbiamo avuto solo nel mese di gennaio 275 imprese che hanno chiuso, letteralmente i battenti, che non riapriranno più. Questo vuol dire, poiché nella nostra regione abbiamo una media di 2,6 addetti per ogni impresa, abbiamo perso solo nel mese di gennaio 715 posti di lavoro e sono dati reali, non sono chiacchiere. A soffrire è anche il mondo della montagna. A Capracotta era tutto pronto dopo 3 anni di chiusura per sistemare gli impianti di Monte Capraro. Questa è una stagione davvero da dimenticare. Per noi di Capracotta assume una connotazione ancora più negativa, se volete, perché quest'anno davvero ci abbiamo messo l'anima, insomma, per riuscire a rimettere in sicurezza tutto il comprensorio di Monte Capraro, investendo anche somme notevoli che ci sono state erogate dalla regione, che ringrazio anche per questa sensibilità avuta nei confronti della nostra stazione sciistica, per cui dopo 3 anni insomma di chiusura Monte Capraro eravamo pronti e avremmo davvero voluto aprire, rinaugurare quella stazione sciistica, che voglio ricordare è una piccola stazione, un po' come è stata definita più volte da noi la scuola elementare dello sci alpino, ma così importante per l'economia dell'Alto Molise, ma direi dell'intera provincia di Isernia. Neonato positivo al Covid, il bimbo di appena 10 giorni è stato trasferito insieme alla mamma nelle scorse ore dal Cardarelli di Campobasso al Policlinico Federico II di Napoli. Ora parliamo di terapie intensive, sold out e cross provvidenziale. Il direttore generale dell'ASLEM Oreste Florenzano ammette ai nostri microfoni che il momento è di grande sofferenza. Sentite.
ospedali quasi in blocco, reparti sold out, terapie intensive al collasso, non solo quelle Covid, ma anche quelle riservate ai pazienti affetti da altre patologie, mentre il presidente della regione Donato Toma assicura che posti letto sono stati messi a disposizione dalla Campania. Dopo un colloquio avuto con l'assessore al ramo della Giunta De Luca, l'azienda sanitaria regionale continua ad attivare la CROSS che, secondo il principio di solidarietà tra regioni, mette a disposizione posti di rianimazione a chi ne ha bisogno ed è saturo. È il caso del Cardarelli, dove terapia intensiva è oltre il limite dei 12 posti preventivati. Ieri pomeriggio l'ultimo di una lunga serie di trasferimenti. Questa volta sulla barella c'è una donna positiva al Covid e portata in elicottero al Gemelli di Roma. Per fronteggiare questa situazione è attiva a livello nazionale la CROSS che abbiamo attivato. Altre volte in fase 1 siamo stati noi a disposizione degli altri, questa volta sono stati gli altri a disposizione nostra, perciò viviamo in Italia, una nazione. Settore in grande difficoltà e CROSS provvidenziale. Il DG Aserem Oreste Florenzano non si nasconde e ammette che la sofferenza c'è, ma nel contempo spera possa essere alleviata dai provvedimenti del commissario ad acta. Le emergenze e la sofferenza c'è, non è che qua lo stiamo a nascondere, perciò abbiamo chiesto più volte al commissario di intervenire e finalmente si è sbloccata un po' la situazione. Restiamo sull'argomento. Tra i parametri utilizzati per individuare il livello di rischio di esposizione al contagio nei territori c'è il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva. Finora nei report settimanali inviati al Ministero la Regione Molise, riferisce il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, ha fatto sempre riferimento ad una disponibilità complessiva di 39 posti letto di terapia intensiva, ma negli ultimi giorni, pur comunicando un tasso di occupazione dei posti letto in intensiva inferiore alla soglia d'allerta del 30%, l'azienda sanitaria ha dovuto attivare la centrale remota operazione soccorso sanitario, la CROSS, in pratica il trasferimento dei pazienti Covid fuori regione. Una disposizione da sempre utilizzata davanti alla carenza di posti letto. Insomma, da una parte, dice Federico, i numeri inviati a Roma parlavano di posti ancora liberi, dall'altra si è deciso di trasportare i pazienti Covid fuori dai confini regionali. È un controsenso che impone un chiarimento immediato per garantire trasparenza alla reale incidenza della pandemia in Molise, per dare risposta al disorientamento dei cittadini e per accertare eventuali errori sulla trasmissione dei dati. Per questo Federico ha depositato alla Camera dei Deputati un'interrogazione indirizzata al Ministro della Salute Roberto Speranza per chiarire una volta per tutte questa discrasia tra i dati comunicati e le disposizioni decise. Ed ora che il commissario ha deciso per il Vietri, lo faccia anche per Agnone, è la richiesta che arriva dal consigliere regionale Andrea Di Lucente per il territorio Alto Molisano. La forse riapertura del Vietri, dice Di Lucente, ha mostrato come il commissario, se davvero vuole, può procedere con la riapertura degli ospedali, con la loro implementazione, con la loro riconversione. È in questo momento di forte emergenza ovunque, anche ad Agnone, può essere trovata la risposta giusta, prosegue il consigliere regionale Andrea Di Lucente. Agiamo almeno per una volta d'anticipo, occorre chiudere le scuole e valutare la chiusura di tutte le attività non essenziali. Lo sostengono i consiglieri comunali di Campobasso del Partito Democratico, Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia e Antonio Battista. La presenza conclamata del più contagioso ceppo inglese del virus, la pressione insostenibile sugli ospedali regionali, la campagna vaccinale ancora in alto mare, la compresenza di docenti, personale ATA ed alunni, tutti ancora non vaccinati, spazi dove non è possibile assicurare
la necessaria reazione, impongono una chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. È una scelta dolorosa, ma che se fatta oggi produrrà effetti positivi in futuro per tutti, dicono Salvatore Trevisoni, Occhierchia e Battista. Auspicabile in realtà la chiusura con i conseguenti indispensabili ristori di tutte le attività e dei luoghi dove è inevitabile la compresenza di più persone per molte ore. Passiamo alla cronaca. Incendio nella notte in una casa di San Pietro in Valle, frazione di Frosolone. Le fiamme si sono propagate da una stufetta elettrica ed hanno poi avvolto il resto dell'abitazione. Un'anziana che viveva sola nella casa è riuscita a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco di Isernia e i carabinieri di Frosolone. I pompieri hanno lavorato per ore prima di spegnere completamente l'incendio. La casa è stata dichiarata per il momento inagibile e l'anziana, incolume, anche se sotto shock, è stata trasferita in una casa di proprietà di un familiare. Ascoltavano musica in una soffitta senza osservare le norme anti-Covid. Gli agenti della questura di Campobasso hanno sanzionato 5 ragazzi, di cui 3 minorenni. Si erano dati appuntamento in un condominio del capoluogo, ma evidentemente la musica ad alto volume ha attirato l'attenzione dei poliziotti che sono intervenuti. Intanto l'invito della polizia resta quello di segnalare alle forze di polizia ogni situazione che desti sospetto e che possa rilevarsi contraria all'attuale normativa anti-Covid, anche attraverso l'applicazione Upol che permette di restare anonimi. E ieri sera i carabinieri di Rionero Sannitico, nel procedere al controllo di un giovane 21enne residente in Abruzzo, mentre a bordo della propria autovettura transitava in paese, hanno rinvenuto in possesso del ragazzo modeste quantità di marijuana e hashish per uso personale, che hanno prontamente sequestrato. I militari hanno anche proceduto al ritiro della patente di guida del giovane, che è stato segnalato alla prefettura e sanzionato per violazione delle normative anti-Covid, poiché sorpreso fuori regione senza giustificato motivo. E in questi mesi di pandemia in molti si sono stati messi a dura prova, non soltanto a livello economico ma anche psicologico. Per questo motivo l'amministrazione di Agnone ha deciso di concedere il patrocinio del comune al progetto Ti Ascolto. La psicologa Floriana Di Pietro offrirà sostegno a quanti ne avranno bisogno. L'iniziativa prevede 2 incontri di orientamento e supporto per la tutela e la prevenzione del benessere interiore. Lo sportello è a disposizione in forma gratuita di tutti gli abitanti del territorio di Agnone e dell'ambito sociale di zona dell'Alto Molise. Si tratta di un'opportunità importante per i cittadini in un periodo in cui il Covid-19 mette a dura prova la salute psicologica, ha commentato la dottoressa Di Pietro. Il servizio di ascolto si terrà in uno spazio riservato, privo di giudizio, all'interno del quale è possibile chiedere e ricevere un supporto utile per affrontare le situazioni di disagio che si presentano nel vivere quotidiano. Soddisfatta per l'apertura dello sportello l'assessore alle politiche sociali Enrica Sciullo. Bene, è davvero tutto. Ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni di domenica 21 febbraio, alta pressione, bel tempo, prevalente salvo nebbie o nubi basse, nottetempo e al mattino. Nel pomeriggio a tratti nuvoloso, temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti deboli dai quadranti orientali, mare poco mosso. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 4, massima 13 gradi, Isernia 6-16, Termoli 7-17, Venafro 8-17. Davvero tutto per questa edizione. Ora linea alla regia, consigli per gli acquisti. Tra pochissimo parleremo di sport, parleremo di calcio, di Serie D e di basket, di Serie A1 con la Magnolia. A tra poco. Lo sport, il calcio di Serie D con la grafica, vediamo gli incontri che sono in programma, 18esima
giornata, il Campobasso al Romagnoli contro l'Aprilia, in trasferta invece l'Olimpia Agnonese a Piedimonte contro il Matese, gara casalinga anche per il Vasto Girardi contro il Real Giulianova, match salvezza. Gli altri incontri li vedete in grafica. E allora vediamo come le molisane, dopo la rifinitura di questa mattina, si sono organizzate per scendere in campo domani, quali sono le ultime novità di formazione con l'Olimpia Agnonese che mette a segno anche 4 colpi di mercato. Menna squalificato, gioca Sbardella al centro della retroguardia, sarà l'unica novità nel Campobasso di Cudini che domani affronta l'Aprilia dell'ex Juve Oliveira con l'obiettivo di riscattare le 4 sberle rimediate a Tolentino mercoledì, resettare e ripartire. Il monito della vigilia del DG De Angelis, 11 caratterizzato dalle conferme dei titolarissimi, con Bonta e Candelori pronti a dare il loro contributo in zona gol e in attacco Esposito e Cogliati, mentre all'esterno di destra è ancora da decidere dopo la deludente prestazione intrasettimanale di Zammarchi. Campobasso Aprilia sarà diretta da Marco Peletti di Crema. Altro scontro salvezza per il Vasto Girardi, impegnato al Ditella contro il Real Giulianova. Alto Morisani reduci dalla delusione con il Matese, Prosperi vuole dai suoi una grande prova d'orgoglio. 2 i dubbi di formazione, 1 a centrocampo, l'altro in attacco. Vasto Girardi Giulianova sarà diretta da Stefano Moretti di Como. In trasferta a Piedimonte Matese l'Olimpia Agnonese di Liguori con al timone di nuovo un presidente agnonese e il ritorno in pista del gruppo storico dirigenziale. Partenza con il botto per il neopresidente Mario Russo che insieme al resto della dirigenza ha messo a segno 4 colpi di mercato. A rinforzare il pacchetto arretrato sono arrivati i difensori Sebastian Lamacchia, argentino classe 86, ex Estudiantes, il greco Orestis Nicolopoulos, classe 91, ex Puteolana. Infoltita anche la pattuglia degli under che vede il ritorno di Antonio Barbato, esterno classe 2000, proveniente dal Matese, la passata stagione ad Agnone dove ha totalizzato 9 presenze, e Gabriele De Carolis, nato nel 2002, ex Fasano e Virtus Francavilla. I nuovi calciatori sono a disposizione del tecnico Andrea Liguori, Matese Agnonese sarà arbitrata da Daniele Giuseppe Cannata di Faenza. Lasciamo il calcio, parliamo di basket, di Serie A1, trasferta lombarda per la Magnolia Campobasso. Le rossoblù saranno domani a Broni per cercare di dare continuità all'esploit ottenuto con Sassari. La presentazione del match affidata a Vincenzo Ciccone. La trasferta in Lombardia sul parquet del Broni, gara dal sapore particolare per 3 giocatrici rossoblù come Valentina Bonasia, Ivana Tikvic e Giuli Vojta, tutte ex di giornata. E questa è la prospettiva che ha davanti a sé la Magnolia Campobasso per il 20° turno della Serie A1. Reduci dall'exploit contro il Sassari, le rossoblù sono determinate a dare continuità a quell'affermazione nel novero di una contesa che aprirà un ciclo di 3 confronti nell'arco di 7 giorni. Mercoledì ci sarà la sfida recupero all'Arena contro Schio, sabato invece la trasferta a Bologna, prima della sosta per la Final 8 di Coppa Italia. Col gruppo non sarà presente Carolina Sanchez, il capitano ritornato in Argentina per l'improvvisa scomparsa del fratello minore per un malore. Per il resto, invece, tutto disponibile le giocatrici del roster affidato alle cure tecniche di coach Mimmo Sabatelli, che da tradizione, assieme al suo staff tecnico, ha lavorato sodo in settimana per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla contesa. Nello specifico, per il team rossoblù, determinante sarà bloccare i riferimenti offensivi delle lombarde, cercando di trarre forza alla difesa per poi proiettarsi con energia in attacco. È tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.